Comandante Leone, una Calicola, un Sol Leone, un momento bello, l'eredità che raccoglie il nuovo comandante è decisamente pesante, lei l'ha detto più volte nel suo intervento. Sì, è pesante e allo stesso tempo lieve, perché l'affronta con un equipaggio straordinario, l'affronta con una vicinanza del territorio straordinaria, lo vediamo oggi a questa cerimonia, sono presenti tutte le autorità, tutte le istituzioni, quindi è vero che questo del compartimento marittimo di Gaeta è un impegno gravoso, ma è altrettanto vero che il comandante Giorgi, che ha preso il posto del comandante Vaiardi, lo affronterà con serenità, perché appunto prende il comando di una realtà viva, efficace, produttiva per il cittadino. Ecco, lei lo ha detto, il nuovo comandante deve soprattutto raccogliere questa eredità del comandante Vaiardi, soprattutto la rete costruita con le amministrazioni locali, l'ottimo lavoro svolto a favore dell'ecosistema e poi questo lavoro importante anche con le varie, uso il plurale, procure. Assolutamente sì, anche nelle istituzioni vale il principio che se vai da solo corri veloce, ma se corri insieme vai lontano, e quindi la capitaneria non può correre da sola, non ce la farebbe, insieme alle altre altrettanto e più importanti a volte istituzioni deve collaborare per far sì che questo territorio marittimo sia veramente servito al meglio. Soprattutto questo è un territorio che però deve essere servito e accudito anche da chi sta nell'entroterra. Ormai è un mantra questo che io ho, ma non è solo un problema della costa, il bel mare, è un problema di tutta la terra che sta dietro e di tutti i cittadini che stanno dietro.